a Riccione qualche piccola speranza c'è, speriamo di essere capaci di coltivarla nel futuro prossimo. Cresce l'attesa nel programma di oggi pomeriggio per la finale dei 50 dorso uomini, la finale assoluta e dunque quella dove troveremo Mirko Di Tora con Stefano Pizzamiglio, Sebastiano Rampagni e mettiamoci pure anche Matteo Giordano per provare a fare il colpo. Naturalmente Federica Pellegrini sotto la luce dei riflettori e finiremo con le scintille della finale dei 50 stile libero maschile, come ha ricordato poco fa Luca Sacchi. Intanto sono entrati in acqua proprio i giovani della finale dei 50 dorso, corsie dalla 2 alla 9, ve le avevo accennate in precedenza, ve le ripeto ancora una volta: Malerba, Fierro, Bonacchi, Pantirovetta, Di Deodato, Bellocchio, Ciccarese e Cofrani. Vacquea abbastanza breve per Malerba, più consistente quella di Pantirovetta e Di Deodato nelle corsie centrali. Controlliamo subito com'è la situazione a pochi metri dall'arrivo, con un buono spunto anche in corsia esterna di Cofrani lassù lontano, poi in corsia 5 prova a recuperare Pantirovetta che arriva a toccare per primo in 26.50 e 26.50 anche per Cofrani, dunque un arrivo di fatto ex aequo. Una buona gara, si sapeva che sarebbe stata molto compatta questa dei 50 dorso, visto i tempi di qualificazione c'erano neanche 4 decimi tra il primo del finale giovani e l'ottavo, risultato più o meno rispecchiato anche nel finale con la sorpresa appunto in corsia 9, una squalifica però. Ascoltiamo proprio Cofrani. Squalificato Cofrani, che qui vediamo arrivare a toccare la piastra insieme con Pantirovetta, però Luca? Sì, squalifica per nuotata irregolare, significa che è andato lungo nella partenza dei 15 metri, ha fatto qualcosa in più. Ricordiamo che gli atleti devono rompere la superficie dell'acqua con la testa in corrispondenza dei 15 metri dove c'è cambio di corsia. Il giudice è appostato ovviamente per vedere la situazione, valutare la situazione. Era anche il laterale, per cui più facile valutare la sua irregolarità fuori dal risultato conclusivo. E allora con la squalifica di Manuel Cofrani e la vittoria non più ex aequo ma personale e singolare di Marco Pantirovetta si conclude Van Archivio la finale giovani dei 50 dorso. In prospettiva ci prepariamo per questa start list, quella della finale assoluta dei 50 dorso. Non c'è Damiano Lestingi, distanze più lunghe naturalmente sono il suo pane rispetto a quelle più brevi, ci sono invece tanti nuotatori che potrebbero provare a creare fastidio al primatista italiano e campione italiano dei primaverili Mirko Di Tora. Andiamo con ordine: Mattia Torrini in corsia 2, Marco Malinverno in terza, Matteo Giordano e qui cominciamo ad entrare nel lotto dei migliori in corsia 4, Stefano Pizzamiglio in quinta, miglior tempo stamani è piaciuto, poi Mirko Di Tora in corsia 6, Sebastiano Rampagni in corsia 7, Matteo Milli che è sembrato abbastanza brillante ieri in ottava corsia e poi Enrico Catalano in nona. Catalano rientrato in questa finale proprio grazie alla rinuncia di Lestingi, probabilmente uno stato di forma non eccezionale quello del ragazzo delle fiamme gialle, preferisce concentrarsi sulle sue gare, ieri ha vinto i 200. Attenzione comunque, battaglia tra Mirko Di Tora inquadrato in questo momento e Pizzamiglio con chissà magari lo scherzetto proprio di Catalano che al secondo crono all time rientrato per una rinuncia, sono le classiche situazioni che in genere portano fortuna. Il record italiano di Mirko Di Tora 24.77, 25.10, il secondo crono all time a cui facevi riferimento, quello di Enrico Catalano, tempo limite per Budapest, per il secondo classificato è fare meglio del 25.44, quinto posto dell'ultimo europeo, quello di Eindhoven. Intanto vediamo dove rompono la subacquea, vediamo in che posizione mette la testa fuori dall'acqua Mirko Di Tora che lì in corsie vicino a sé a Stefano Pizzamiglio e Sebastiano Rampagni in corsia 6. Di Tora prova ad aumentare la frequenza in questo finale, ma c'è un grande finale anche di Pizzamiglio, testa a testa forse Pizzamiglio, 25.47, un centesimo meglio di Di Tora che cede lo scettro.
Una bella sorpresa questa, una grande nuotata quella del giovane del Malaspina. Ieri ha vinto la staffetta veloce, è stato terzo nello sprint del dorso, è riuscito a prevalere a Di Tora nonostante un arrivo molto lungo. Di Tora è sempre stato un grandissimo specialista del tocco ravvicinato. Bella la vittoria, finalmente è arrivato il titolo anche in vasca lunga dopo aver già vinto in vasca corta un anno e mezzo fa le gare dei misti. 25:47, che a voler essere Pignoli sarebbe comunque il terzo tempo italiano di sempre, anche se 25:10 ha fatto decisamente meglio. 25:44, vi avevamo ricordato, era il limite per Budapest, Luca. Quindi siamo rimane, andati lì. Rimane teoricamente fuori al momento Mirko Di Tora, il distacco di soli 4 centesimi credo che verrà abbonato poi in sede di qualifiche da parte del direttore tecnico della Nazionale Bonifazi. Comunque tutto da vedere, brucia sicuramente per Di Tora la sconfitta. Lui che l'anno scorso è stato finalista ai campionati del mondo si vede battere da questo giovane e promettente ragazzo che Elisabetta ha catturato. Sì, magari cosa da chiedere proprio a Bonifazi nei prossimi giorni. Intanto andiamo da Elisabetta. Stefano, sei fatto un'ottima gara, hai battuto Di Tora, ti sei preso titolo e pass per gli europei. Eh sì, sono contentissimo, l'anno della maturità, poi non mi sto allenando tantissimo, però bene, quello che conta. Di Tora che dice di questa sconfitta? Ah, complimenti a lui, è stato bravissimo. Niente, peccato per la mia gara, è mancato qualcosa, errori particolari non mi sembra di averne fatti. Rimane il rammarico perché per il fatto che non abbiamo fatto il tempo per gli europei, questo però è un problema più per me che non ho vinto che per lui, quindi niente, adesso vediamo di farlo nei 100. Bene, mentre Di Tora rilancia, Stefano, cosa vuoi aggiungere? Oh, non lo so, boh, siamo in forma, ieri abbiamo vinto la staffetta 4%, un po' a sorpresa, contentissimi, ci siamo caricati. Beh, ringrazio anche i miei compagni per la 4% di ieri, è stata bellissima. E niente, basta, ciao a tutti. Complimenti, Stefano. Peraltro lui